Ecco, adesso finalmente vedo tutto. Bene, allora se qualcuno può anche commentarmi, buonasera di nuovo a tutti quanti, per dirmi se l'audio si sente, se è tutto ok. Buonasera, buonasera a tutti quelli che stanno commentando. Buonasera Giuseppe. Se qualcuno di voi mi può nei commenti scrivere se l'audio è buono, se si sente. Buonasera dall'Endas. Ok, vedo che nessuno mi scrive se uscirà nuovamente una domanda veloce, uscirà nuovamente il bando sport e periferia. Adesso questa me la segno, così parliamo anche di questo. Si sente bene? Ecco, grazie a Marco Pellegrino che mi dà la possibilità appunto di cominciare. Intanto buonasera a tutti quanti. È da tanto che non ci siamo poi più collegati e parlati. Intanto volevo chiarire una cosa, perché oggi ho visto che quando ho scritto che avrei voluto fare questa diretta e confrontarmi con voi, alcuni hanno commentato: ma è tempo perso. Tempo perso non esattamente, nel senso che è vero che io non ho più la delega allo sport, non sono più al governo, non sono più ministro, ma sono pur sempre un deputato che ha desiderio e dovere di portare avanti il suo mandato occupandosi ancora dei temi di cui mi sono occupato anche quando ero ministro. Oltretutto sono membro della Commissione Cultura della Camera, che è la commissione appunto dove arrivano i provvedimenti che riguardano anche i temi dello sport. Quindi è vero che esiste una responsabilità che è quella di governo, che è tutta un'altra storia, che ti consente di dare subito risposte concrete alle esigenze, alle vostre esigenze, ma anche è vero che da deputato e da membro della Commissione Cultura della Camera, ripeto, il mio dovere, ma anche il mio auspicio molto forte è quello di continuare a sostenere questo mondo nel modo migliore possibile. Anche perché in effetti, appunto, si era sperato tanto per alcuni, almeno in questo cambio, in un cambio soprattutto che vede alla guida adesso dello sport, comunque una persona che sicuramente di sport conosce, ma che evidentemente ha più difficoltà poi ad amministrare la cosa pubblica, perché sono mestieri diversi. Si può essere una grande olimpionica e non sapere bene come gestire un ufficio del governo. Sono due cose completamente diverse, ma comunque andiamo subito alla sostanza. Allora, intanto c'è il tema fondamentale, due temi, diciamo, sono quelli prevalentemente presenti nelle vostre email e nei messaggi privati che ricevo veramente a centinaia. Il primo tema riguarda le regole, cioè le regole oggi imposte per la pandemia e quindi le limitazioni, soprattutto per i più giovani, e questo mi sembra uno dei temi fondamentali che avete posto. E l'altro, quello degli aiuti. Come sempre, cioè il tema degli aiuti sia alle persone, quindi ai collaboratori, sia alle associazioni e alle società sportive. Tra l'altro, proprio oggi, per esempio, Miriam Baldassarri di Assodanza, ma tantissimi che mi hanno scritto, mi dicevano che ci sono anche dei raggruppamenti ormai spontanei. Io me li ricordo anche quando facevamo le nostre dirette, ne erano già tanti, raggruppamenti spontanei di ASD e SSD che vogliono in qualche modo spiegazioni perché non riescono ad avere contatti col governo, perché non riescono ad avere nessun tipo di informazione. Allora, io vi dico sul primo, ora vediamo anche collegandoci magari con qualcuno di avere qualche spunto anche più dettagliato. Adesso mi collego con chi di voi vuole. Ovviamente chiunque si collega deve, diciamo, usare un linguaggio consono alla situazione. Posso capire la rabbia, posso capire tutto e quindi va benissimo anche lo sfogo, però nei limiti, diciamo, della decenza, altrimenti ovviamente si passa avanti. Dicevo, su questo tema è importante perché, come vedete, la situazione sanitaria è in totale evoluzione e per fortuna anche in miglioramento. Quindi io credo che ci siano i margini per lavorare insieme al Ministero della Salute per rivedere in positivo le cose che mi avete segnalato. Quindi io ne ho preso nota, questo vi volevo dire fondamentalmente. Adesso proverò intanto a parlarne anche, parte col Ministro Speranza, ma anche col Sottosegretario Sileri, che è persona che stimo e che comunque persona con la quale ho un ottimo rapporto anche personale, perché io credo che in questo continuo
succedersi di decreti che cambiano da settimana a settimana, a volte la situazione, noi dovremmo cercare di mettere appunto, di migliorare le norme che oggi rendono ancora più complicato il lavoro nell'ambito sportivo. Per quello che riguarda, invece appunto l'altro tema, quello degli aiuti, guardate, il tema fondamentale lì è uno solo, che è quello delle risorse. Purtroppo, come vi avevo detto, in legge di stabilità non ci sono state, cioè la legge di bilancio, quella che si è votata a fine dell'anno scorso, un mese e mezzo fa, non sono state reperite risorse. Cioè la sottosegretaria non è stata in grado di ottenere dal governo, nel suo insieme, dal Ministero dell'Economia, nessun tipo di risorsa aggiuntiva a quelle che aveva già, che poi sono le risorse che avevamo lasciato noi col precedente governo. Questo è il vero problema fondamentale, la mancanza di risorse. Quindi non è il problema di destinarle agli uni o agli altri e quali criteri, ma proprio avere delle risorse. Tra l'altro adesso si sta cercando, e lo capisco da parte sua, anche se non dovrebbe essere questo il metodo, di togliere delle risorse che io avevo messo nella legge olimpica per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per destinarle una parte allo sport di base. Ripeto, la cosa importante sarebbe stato avere delle risorse autonome e non metterci a fare le competizioni tra le Olimpiadi e lo sport di base. Una cosa è certa, lo sport di base oggi sta veramente morendo, e io lo vedo anche parlando continuamente anche nel mio territorio, soprattutto a Napoli, in provincia di Napoli, con tutti i presidenti della SDSSD e soprattutto con tante ragazze e ragazzi che sono stati anche licenziati o che fanno pochissime ore rispetto a prima e che non hanno veramente più nessun tipo di tutela. Quindi ora il tema vero è il reperimento delle risorse. Ripeto, su questo dovremo dare noi anche una mano come Parlamento, perché da sola il governo, la delegata allo sport non è riuscita a portare a casa nessun risultato. E l'altro, quello delle norme. Su questo io, ripeto, ho preso appunti di tutto quello che mi avete scritto nei messaggi, e adesso ascoltiamo anche qualcuno magari che vuole dirci qualcosa in più. Poi però ci sono altre tre cose importanti secondo me da dire. La prima, ormai tra pochi giorni è quasi un anno da quando è stata emanata la legge di riforma dello sport. La legge che, bene o male, a ragione o torto, rivedeva tutta una serie di cose. La legge che, diciamo, poiché era caduto il governo, ovviamente non porta la mia firma, ma che è stato il frutto invece di un anno di lavoro di quando ero ministro. E lì avevamo tante cose che, guardando al futuro, erano cose importanti. Alcune in realtà sono già entrate in vigore, una parte di ciò che riguardava il professionismo femminile, gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari, per la prima volta nella storia del nostro paese. Alcune di queste norme ci sono già. Poi sono già in vigore. Poi c'è tutta la parte del vincolo sportivo e soprattutto dei contratti dei collaboratori sportivi, che invece è rimasta lettera morta, o comunque, poiché è stato rinviato l'attuazione al 1 gennaio dell'anno prossimo, al 2023, bisognava nel frattempo fare tutto un percorso di avvicinamento per garantire che poi questi contratti fossero sostenibili, che non portassero né troppo, non fossero gravosi eccessivamente né per le associazioni sportive né tantomeno per i lavoratori, ma che dessero però quelle garanzie e quei diritti che i lavoratori non hanno mai avuto. Io penso una cosa, e ve lo propongo qui, vedo che tra l'altro siete anche in tantissimi, siete più di 400 persone. Io credo che noi adesso, a distanza di un anno, perché ormai appunto tra pochi giorni, mi sembra che era il 26, 27 febbraio, comunque fine 28, comunque fine mese di febbraio, sarà un anno da quella legge, io credo che noi dovremmo fare un incontro anche in presenza, visto che le regole oggi lo consentono, ovviamente per chi può in presenza, altrimenti gli altri collegati, magari anche proprio alla sede della Camera, del Parlamento, perché dovremmo fare il punto della situazione su due cose. La prima cosa appunto è sullo stato attuale, quindi tutte le norme e quello che ancora manca per cercare di recuperare il recuperabile dopo questa pandemia. E l'altro appunto, che fine ha fatto e a che punto è e a che punto sono tutti i decreti attuativi di quella legge di riforma. Questo io penso sia molto importante, perché quando usciremo adesso, si spera ormai definitivamente da questa pandemia,
pur sapendo che molte strutture nel frattempo hanno chiuso o sono fallite, ma sperando davvero che invece molte altre, anche con gli aiuti che riusciremo ancora ultimamente, prossimamente a dare, possano essersi salvate, noi dobbiamo pensare poi al futuro. E in quella legge c'era tanto rispetto al futuro, ma non sappiamo bene anche dal governo che cosa si stia facendo per quella legge. Quindi io direi che noi nel mese di marzo potremmo organizzare proprio in presenza con tutti coloro che vorranno venire. Cerchiamo poi di capire anche come organizzarci per facilitare proprio e per consentire anche dare a tutti la possibilità di venire. Dovremmo fare un incontro in presenza non politico, cioè o meglio non partitico, ma un incontro appunto trasversale a prescindere dagli orientamenti di ciascuno, orientamenti politici di ciascuno, per fare il punto della situazione sulla legge di riforma nel suo complesso, perché comunque tra le norme che sono già entrate in vigore e le norme che sono state rinviate nei mesi successivi, dobbiamo fare un punto e dobbiamo capire dove sta andando tutto questo mondo dello sport di base, perché altrimenti noi rischiamo veramente che nei prossimi anni scompaia tutto e i sacrifici fatti da tantissimi di voi, sia dal lato ASD, SSD, sia dal lato invece collaboratori sportivi intesi nel senso più ampio possibile, vadano poi appunto perse e sprecate in questo modo. Quindi io vorrei organizzarlo a Roma, se voi siete d'accordo, perché comunque è la città dove insomma, più facilmente ci si può organizzare per raggiungerla, e proviamo a fare anche una cosa per cui chi ovviamente non può allontanarsi troppo possa in una sola giornata fare tutto. Magari proviamo a metterlo anche, se è utile, ditemi anche voi, nel fine settimana, perché quella può essere anche un'occasione in cui magari pur facendo un sacrificio, però uno non lavora o lavora di meno e può organizzarsi. Insomma, io direi che è il momento appunto di far sentire una voce forte e di poter fare anche un confronto costruttivo nelle sedi proprio opportune e dovute, perché quello che manca in questo periodo, purtroppo va detto, è esattamente questo, cioè l'ascolto. Ultime due cose, poi vediamo di collegarci con qualcuno. Bando sport e periferia, mi veniva chiesto proprio all'inizio di questa diretta. Assolutamente sì, che deve essercene un altro. Poi se si chiamerà bando sport e periferie o per far vedere che si cambia qualcosa, si cambia il nome, non lo so, ma sicuramente sì, anche perché nel PNRR, cioè in questo piano che voi sapete prevede tanti fondi dall'Unione Europea, noi già nel precedente governo avevamo lasciato quasi 1 miliardo di euro appunto per l'impiantistica sportiva. Quindi quei soldi sono sicuramente stati confermati anche dal governo Draghi, e quindi oggi si tratta di avviare anche lì, però bisogna essere bravi e veloci, ma qua di veloce c'è poco, bisogna avviare i bandi o capire come l'attuale governo voglia impiegare quei soldi. Quindi quella sarà un'iniezione per l'impiantistica sportiva enorme che noi avevamo programmato, che è stata confermata da questo governo, quindi si tratta adesso solo di capire come si vuole portare avanti questa parte che riguarda appunto l'impiantistica. Nel PNRR poi ci sono anche altri soldi, però io dico sempre, lo dicevo anche quando ero ministro, che i soldi che verranno sono bene accetti e va bene. Ma intanto bisogna guardare all'oggi, bisogna guardare a domani mattina, perché molte delle strutture stanno veramente morendo. Quindi il mio senso è, sulla parte sanitaria ho ascoltato, letto più correttamente tutti i vostri messaggi, e adesso vediamo anche col Ministero della Salute come fare. Sulla parte dei contributi, purtroppo se non arrivano le risorse non riusciamo a fare nulla, e lì su questo dobbiamo, secondo me, come Parlamento fare un'azione anche con le altre forze politiche molto forte. Sulla parte invece complessiva della legge di riforma, secondo me marzo è il mese giusto per fare un momento di confronto in presenza con chi di voi potrà esserci, e soprattutto con tutte quelle sigle che si sono anche organizzate autonomamente in questi 2 anni, proprio per rappresentare la maggior parte possibile di associazioni sportive, di collaborazioni, laboratori sportivi, di tutto quel mondo lì della sport di base. Allora, io leggo un attimo al volo qualche messaggio per vedere se c'è qualcosa. Intanto, ecco, adesso ne sono arrivati pure tanti a cui rispondere, e poi vediamo se riusciamo a collegarci invece con qualcuno. Allora, vabbè, questo era l'inizio. Ok, vabbè. Collaboratori sportivi, SD, può darci qualche notizia, anche se non è più direttamente, beh, quello di cui stiamo parlando. Vediamo le altre cose.
Allora, Paola De Caro ha scritto una cosa simpatica. Ecco, il rinnovo, Corrado Lentinello, del contributo a fondo perduto dipende evidentemente appunto da questi fondi. È possibile adesso che anche con questi fondi che verranno tolti alle Olimpiadi si possa fare qualcosa, anche se, ripeto, io credo che sarebbe stato giusto, e ne ho fatto anche un emendamento da questo punto di vista, avere entrambe le cose, cioè il fondo oggi per lavorare sulle emergenze determinate dalla pandemia e lasciare comunque la possibilità anche alle Olimpiadi di poter lavorare. Sport e inclusione, graduatoria beffa, verifica delle graduatorie senza trasparenza e senza possibilità di ricorsi. E questo lo dice Gabriele Donalisio. Thomas Joss, ok. Allora, vediamo se riusciamo direttamente a collegare qualcuno che chiede di partecipare. Allora, ho provato una delle persone che mi hanno mandato la richiesta di collegamento, ma vedo che non si collega, evidentemente ci ha ripensato. Ah no, eccoci qua. Non vedo però nessuno collegato. Allora, andiamo a vedere. Vediamo se Elisabetta. Però non mi fa partecipare. Sì, noi Com'è? la sentiamo. Mi sente? Sì, Elisabetta? Perfetto. Oh, caro ministro, quanto ci manca. Posso dirle Buonasera, come sta? in tutta sincerità, come sto? Sopravviviamo. Io sono un'insegnante di educazione fisica prossima alla pensione, 3 anni. Amo visceralmente il mio lavoro e ho purtroppo da 20 anni, dico purtroppo, una SD scuole danza, Dove? Dove, che Elisabetta? provincia di Milano, Inzago. Ok. Io ringrazio lei perché io mi sono sempre collegata quando lei era ministro, mi sono sempre attivata per e i contributi avuti, non dico di no, però vedo una latitanza. Da quando non c'è più il Ministero dello Sport, da questo governo Draghi, io vedo una latitanza profonda da parte del nostro ministro nella risposta ai nostri quesiti, che possono essere dal ruolo dell'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria, dal ruolo di competenza nella risposta, nell'avere nuovi contributi, visto che ormai lei ce l'ha affermato poco fa, non ci sono fondi. Ok, parliamoci chiaro, e soprattutto in questo maledetto Green Pass che ha, parlo per la mia SD, ma parlo a nome di tante, penso SD, non voglio farmi portavoce di nessuno per carità, di tanti ragazzini, ragazzine, giovani che dai 12 ai 17 anni, per scelte familiari non discutibili, non è la sede, non hanno ovviamente potuto usufruire il proseguimento dei corsi per loro libera scelta. Ora, quindi le Elisabetta, problematiche. mi scusi se la interrompo. Quindi
Lei mi conferma, i temi fondamentali sono la questione Le di Green Pass problematiche per quelli sono. più giovani, per quelli a cui è stato imposto, diciamo, l'età che conosciamo. Le Ma invece per quanto. problematiche sono queste, esattamente. Io la posso chiamare ancora ministro perché per me lei è il mio ministro, mi scusi, se qualcuno non sarà d'accordo, però l'unico cui ha dato, rispondenza a noi, migliaia e migliaia di abbandonati a se stessi, tra virgolette. Però, ecco, questi quesiti sono fondamentali. Il Parlamento latita. Latita profondamente, latita nelle persone istituzionali a quella funzione, perché non c'è più quella funzione, non è stata più riconosciuta. Capisce? Sì, io ovviamente su questo non insisto perché sennò sembra che faccio un discorso anche un po', come dire, quasi a mio favore, non so come dire, facendo No, tipo. no, no, io non sono politicizzata assolutamente. Tanto noi non ci Non le... conosciamo, diciamolo, No, sì. assolutamente, io non le dico perché ho votato l'ultima volta e non No, glielo no, dirò no, non c'è mai. Ecco, bisogno, non c'è bisogno. quindi le parlo direttamente perché sono stanca di questa situazione. Io ho vissuto anni di questa precarietà, tra virgolette, come insegnante di scienze motorie. Ho una mia credibilità riconosciuta dal mio lavoro e professionalità. Purtroppo la mia scuola di danza, cresciuta con i miei sacrifici, ipotecando la mia casa, lo dico apertamente, sta andando un po' a ramengo. E quindi dico, boh, non lo so. A volte vado a letto la sera e dico, ma chi me l'ha fatto fare? Questo mi dispiace molto perché poi la vera sconfitta per uno che fa politica è sentire un cittadino che dice appunto una cosa del genere. Tra l'altro, Elisabetta, lei mi sta. Grazie di No, avermi ascoltato. beh, non è che io, diciamo, come dire, penso di averle cambiato, non penso di averle cambiato la serata o la giornata di domani, però io quello che le posso assicurare è che non è un ascolto finto. Io, tra l'altro, in questi mesi non a caso Assolutamente. ho evitato di fare dirette o altro perché quando non hai molti strumenti per risolvere poi i problemi, mi sembra anche appunto un po' falso quasi mettersi lì. Però oggi l'ho fatto perché secondo me, alla luce di quello che voi mi avete detto e che lei, Elisabetta, mi sta confermando, le cose da affrontare possono essere anche affrontate, ripeto, con l'aiuto del Parlamento e quindi anche del mio piccolo contributo, soprattutto questa questione del Green Pass, la questione dei contributi. Per cui grazie per averlo voluto testimoniare. Elisabetta, solo una cosa, visto che lei ha introdotto il tema delle scienze motorie, su questo Sì. va detto che in realtà la norma era passata anche con la Vezzali, il problema è che non c'erano risorse neanche lì, quindi praticamente era Esattamente. come non averla fatta. Ora però su questo Esattamente. devo dire, c'è un tavolo anche con gli altri partiti. Anche all'interno della mia forza politica, c'è cioè il mio collega Simone Valente che se ne occupa in realtà da tantissimi anni e se ne sta occupando anche adesso. Quindi stiamo cercando di fare in modo che prima del nuovo anno scolastico qualcosa possa avvenire anche per migliorare la norma, perché adesso la norma c'è ma è senza fondi e questo non va bene. Però anche questo io non l'avevo citato come tema, avevo sbagliato, è un tema estremamente importante. Elisabetta, speriamo che quando ci risentiamo, magari tra un mese, almeno qualcuna di queste cose sia cambiata e che lei sia un po', come dire, meno scettica sul percorso invece Sì, complimenti che ha lo fatto. scetticismo non mi ha mai accompagnato nella mia vita e nelle mie scelte. Purtroppo lo sono diventata e mi dispiace dirlo perché ho sempre creduto nel lavoro comune. Mi è spiaciuto. Lei mi parla di mancanza di fondi, è l'ultimo quesito che le pongo, per carità non voglio rubare spazio a altri interventi, ma chi stabilisce i fondi, come lei dice, quelli dalle Olimpiadi di Cortina a li sistemiamo a. Chi lo stabilisce? In base a cosa? Quali sono i criteri? Questa è la domanda per eccellenza, perché quando io sono diventato ministro, è la prima cosa che ho posto come tema, sa perché? Perché da cittadino vedevo sempre questa cosa, e quando c'era da tagliare, perché si diceva che non c'erano soldi, si tagliava sempre cultura, istruzione, sport, cultura, istruzione, sport. Esatto. Come se fossero state tre cose secondarie. E io mi dicevo sempre, ma dove sono quelli che devono tutelare queste tre cose? Quando io sono diventato ministro, io le dico, sì, è vero, non venivo dal mondo dello sport, tutto vero, ma io non mi sono mai alzato dal Consiglio dei Ministri, e questo credo me ne possano dare atto tutti quelli che erano seduti là, a partire dal Ministro dell'Economia Gualtieri, l'attuale sindaco di Roma, che poi alla fine, devo dire, ci aiutava sempre.
perché io non mi alzavo da quella sede del Consiglio dei Ministri fino a quando non si approvavano i fondi anche per lo sport. Quindi la verità è che bisogna lottare per queste cose, bisogna farsi sentire e bisogna avere anche una forza politica, personale, di gruppo, quello che è, che però serve a tutelare tutto questo. Oggi il tema vero è che lo sport non è neanche rappresentato in Consiglio dei Ministri, perché noi, a prescindere da me, lasci stare me, mettiamo pure un'altra persona di destra, di sinistra, di centro, di dove vuole, però Siamo un'entità sconosciuta. il ministro dello sport ci vorrebbe. Oggi, quando il Consiglio dei Esatto. Ministri decide sul Green Pass, quando il Consiglio dei Ministri decide sui fondi allo sport, quando il Consiglio dei Ministri decide sulla scuola e sulle scienze motorie, non c'è uno che rappresenti lo sport dal punto di vista governativo che tuteli quei provvedimenti e dica no, questo non si fa così, questo lo dobbiamo fare per forza e che dia battaglia lì dentro. Non c'è. Perché oggi c'è un sottosegretario, ripeto, al di là delle persone, lasciamo stare un attimo la questione, Vezzali, Spadafora, quello che è. Però non c'è manco un ministro, e questo è grave, perché il nostro paese, che si vanta tanto di avere sia nello sport di base che nello sport olimpico, grande lavoro fatto negli anni e tutto, e poi non riesce mai ad avere un ministero dello sport che duri per più di un anno e mezzo o quello che sia. Quindi questo è il vero tema, perché la priorità dei fondi, per rispondere alla sua domanda, la si decide lì e la si decide se si ha la forza di combattere per quel settore che si rappresenta. Io ripeto, con tutti i miei limiti, pur non venendo da quel mondo e quello che è, però io credo di aver combattuto e di aver ottenuto qualcosa che comunque in quel momento almeno in parte è stato utile. Elisabetta, grazie. Grazie a lei, Buona lascio serata. spazio agli Grazie a te. altri colleghi. Grazie Arrivederci, mille, ciao. grazie. Arrivederci. Allora, vediamo se ci sono altre richieste. Io. Allora, vediamo Francesco Nardi. Ce ne sono diverse di richieste, anzi direi anche molte. Però, allora, tutti mi segnalano Paola De Caro, però Paola De Caro mi dovrebbe mandare la partecipazione. Ministro, Salve, mi sente? sente? Sì, un po' a tratti, però la sento, la sentiamo. Come va, ministro? Tutto bene? Beh, insomma, nei limiti del possibile. Lei invece ha. Senta, allora andando al allora io noi io e altri miei soci stiamo aprendo un nuovo centro sportivo. Qui su Dove? Firenze, vicino Firenze, Ok, nella zona di quindi una Cina. SD, cioè. Sì, è una SRL sportiva, sarà. Ok, Quindi una società sì, comunque con certo. capitale sociale. E un Ma quindi nuova l'aprite centro, adesso? sì, nuova, rileviamo un vecchio centro sportivo polivalente con calcio, tennis, padel e altre attività sportive. Ecco, la mia perplessità è un investimento importante, molto importante, perché richiede capitali anche importanti. Che il governo non aiuti queste nuove realtà che comunque nascono non solo per fare business, perché c'è anche del business chiaramente, ma soprattutto per aiutare i ragazzi, le famiglie e quindi il sociale. Per crescere il futuro di quelli che saranno poi un domani i nuovi praticanti dello Quando parla di sport, ma aiuti, a cosa si anche. riferisce in particolare? Cosa si potrebbe fare? No, è quello che Perché quelli per io l'impiantistica ci sono. pensavo di trovare un aiuto proprio, ma non dico economico, quanto anche proprio di supporto per la creazione di un nuovo centro sportivo, perché comunque noi lo sviluppiamo, ripeto, chiaramente all'interno di una struttura del genere si fa anche business, questo non lo nascondiamo perché è chiaro che, non, che si lavora, si investe soldi anche per fare del business, però pensavo e speravo che ci fossero degli aiuti da parte proprio del governo o di chi ne fa insomma le veci.
Le questo. ripeto, gli aiuti dipende per che cosa intende. Per l'attività sicuramente ci sono i No, vari no, ma progetti più di che per volta in volta l'attività, sport e proprio anche come salute. supporto per chi deve frequentare anche un centro sportivo. Quindi un Quindi supporto per aiutare le amministrativo, famiglie tecnico. anche, ma soprattutto per aiutare anche famiglie bisognose che hanno bisogno di praticare sport. E Allora, su quindi. quello però può vedere che ci sono i programmi, adesso non so cioè in che momento dell'anno vengono banditi in genere, lo sapevo ovviamente prima perché davamo delle direttive anche noi ben precise, però per esempio sull'aiuto allo sport per tutti, ci sono i fondi che metto a disposizione, li vada diciamo, a vedere perché ci sono e sono anche buoni, Sport e Salute, la società del governo, Sì, perché Sport e l'ho Salute, il verificato. presidente Vito Cozzoli che fa lì un lavoro molto importante, loro hanno già, quando io ero ministro, portato avanti vari progetti che potessero proprio aiutare soprattutto le famiglie con redditi molto bassi, con più ragazze e ragazzi presenti nel nucleo familiare. Insomma, c'è tanto da questo punto di vista e per l'impiantistica sportiva, come le dicevo prima, anche per nuovi impianti, magari come quello che sta rilevando lei, perché se ho capito bene lo state rilevando, Sì, ci sono sì. invece appunto i fondi, chiamiamolo ancora bando sport e periferie, poi adesso non so se lo chiameranno ancora bando sport e periferie, però lì ce ne sono tanti anche che derivano dal PNRR e non riguardano soltanto il sud, ma riguardano tutta l'Italia, perché nell'ultimo bando c'era una maggioranza ai fondi che andava per il sud, soprattutto perché erano fondi destinati appunto proprio per le regioni del sud. Invece lei in Toscana, se ho capito bene, giusto? Toscana, sì, Toscana il esattamente. PNRR va e si pianifica in tutta Italia. Quindi io le consiglio sia di vedere Sport e Salute per i progetti di aiuto e di Certo. sostegno a coloro che vengono a fruire del nuovo centro, ma anche di fare attenzione adesso a come verranno banditi i fondi del PNRR per l'impiantistica, perché lì sono veramente tanti e secondo me ci sarà la possibilità per centinaia di strutture italiane sportive di fare lavori importanti per tenere anche alta la qualità dell'offerta sportiva. Certo. E poi un'altra cosa importante che le volevo chiedere è proprio, siccome sono anche un insegnante di tennis, è il supporto reale, e lì non siamo rappresentati purtroppo in questo governo, nel cercare appunto di incentivare anche le nuove leve, non solo nel settore del tennis in questo caso, ma anche nell'insegnamento di altre discipline. Dove vedo che molti ragazzi si avvicinano, ragazzi che hanno anche una cultura dello sport e che hanno anche qualità, che si avvicinano a un nuovo lavoro, ma purtroppo non sono tutelati. E duriamo fatica a trovare persone valide, ma soprattutto duriamo fatica a trovare persone, ragazzi, che cercano una tutela per poter crearsi un futuro grazie allo sport. È importante Certo. e quindi Se si lasciano riferisce questa a tutto il strada. tema dei lavoratori sportivi, Sì, ripeto, quello è i un tema contratti, che è lavoratori stata la sportivi, mia c'è molta grande e vera confusione, battaglia. poca cultura anche, Sì, ma infatti sicuramente non colpa so anche se lei ha nostra. ascoltato la prima parte della diretta, io proponevo di Sì. fare proprio a marzo un momento pubblico perché sarà trascorso un anno dall'approvazione della legge che prevede tra l'altro l'avvio del lavoro sportivo proprio al 1 gennaio del nuovo anno, al 1 gennaio del 2023. Quindi adesso ci dobbiamo Certo. arrivare però con tutti i chiarimenti anche necessari, perché io so che su alcune cose non tutti erano d'accordo, però io dico l'importante è non buttare tutto via, nel senso che oggi noi abbiamo un punto fermo previsto in questa legge, cioè che finalmente si riconosce la figura del lavoratore sportivo e la si riconosce con delle tutele, con delle garanzie per il futuro. Vogliamo discutere meglio, vogliamo discutere sul fatto che soprattutto in questo periodo di crisi non possiamo far gravare sulle ASD, SSD o sulle altre società C'è sportive anche quel e sui problema. Certo. lavoratori il costo del lavoro. Vabbè, ma infatti questi però erano soldi che noi avevamo assolutamente stanziato proprio per evitare che almeno nei primi 3-4 anni tutto gravasse sulle società sportive o sul lavoratore sportivo. Poi ovvio che a regime, a un certo punto, fra 4-5 anni, quando speriamo anche, diciamo, ci saremmo ripresi alla grande da tutta questa crisi, a regime è ovvio che contrattualizzare e garantire il lavoro sportivo significa anche dover pagare tutto quello che è necessario in termini di contributi o altro. Però
secondo me, è anche, significa anche un po' migliorare una forma mentis, perché noi siamo stati abituati da una parte a richiedere sempre maggiori tutele, maggiori garanzie, dall'altra parte però non si è mai fatto nulla per evitare il sommerso, il lavoro Sì, nero e tutta certamente, quella roba lì. certamente. E anche perché poi a volte, come dire, altri lo trovano, ahimè, sbagliando e facendo anche, commettendo sicuramente atti non corretti nei confronti soprattutto dei più giovani, ritenendo anche di poter guadagnare da questo lavorare nero. Ma questo Certo, assolutamente è sbagliato, errato, questo e noi sono dobbiamo. d'accordo con E lei. quindi io sono convinto che noi su questo però non molleremo, cioè su questo intanto perché abbiamo già una legge che è tale, ora bisogna solo migliorarla e vedere di farla partire dall'anno prossimo nel migliore dei modi. Grazie. Perfetto, la ringrazio. Grazie per essersi collegato e buon Grazie lavoro e in a bocca lei al per lupo per il quello nuovo che sta centro. dando. Sentire un nuovo centro che apre Credo, in questo credo. periodo mi sembra una cosa estremamente importante. Grazie. È il cuore, lo facciamo con il cuore. Mi spiace che è caduta mentre è. Ho letto che ci sono molti amici di Assodanza, quindi li saluto tutti quanti. Vediamo se riusciamo a collegarci con Paola De Caro. Buonasera Ministro, mi sente? Paola, la sento benissimo, come sta? Bene, grazie. Lei? Nei limiti del possibile, come tutti noi. Allora, tutti acclamavano, di collegarsi con lei. Sì, le stanno facendo in tanti il mio nome perché io da oltre un anno mi sono trovata ad avere l'onore e l'onere di rappresentare centinaia di miei colleghi. Io sono vicepresidente di una piccola SD e collaboratore sportivo. E forse si ricorderà quando era ministro, tante volte lei ha anche risposto diverse Paola, mi volte ai miei ricordo messaggi. benissimo. Infatti, le ho anche scritto un'email, quindi credo si ricorderà, insomma, da lungo tempo che mi occupo di questa questione. Allora, molte cose in realtà lei le ha già dette. Il problema serio qual è? Che nel momento in cui c'è stato il cambiamento al governo è stato chiaro fin da subito che il presidente Draghi non teneva lo sport particolarmente in considerazione, visto che non ci ha ritenuto degni di avere un ministro. Il sottosegretario Vezzali, adesso io non voglio parlare male di nessuno, No, non lo però facciamo. no, ma però ci sono oggettivamente dei problemi, cioè si è rinchiusa, non so dove lavori fisicamente, e rifiuta il confronto. Allora, io le ho fatto arrivare una petizione firmata da 2.500 miei colleghi per chiedere un incontro con lei, e la risposta è che l'incontro con me lei non me lo dà perché io non ho nessun ruolo formale. Adesso il ruolo formale io da stamattina ce l'ho perché da questa mattina io sono coordinatore per Roma e provincia della Federazione Sindacale Sport Italia. Vediamo se adesso mi riceverà. Però voglio dire, vede, lei che non è più direttamente impegnato nello sport propone di sentire la gente, di vedersi, di parlare. La persona che dovrebbe confrontarsi con noi si rifiuta totalmente, quindi c'è questo problema enorme di comunicazione. Io le dico solo che da più di un anno ci sono centinaia, perché non è che parliamo di poche decine, di collaboratori sportivi che devono ancora prendere i bonus del 2020. Di sport e salute? Sport e salute, sì. Ci sono una marea di persone che ancora devono prendere i bonus proprio da novembre 2020, marzo 2020, cioè roba inquietante. Infatti prima quando hanno nominato Cozzoli io ci ho avuto un attimo che ho faticato a respirare per un momento perché mi si stava chiudendo la vena, scusi, eh. E ci sono centinaia di collaboratori sportivi che hanno preso le cifre sbagliate per il primo trimestre del 2021. Perché il presidente Draghi, per carità, in perfetta buona fede, non conosceva la situazione, ma lì sarebbe servito un ministro o comunque qualcuno addentro alla situazione a dirglielo. Ha fatto i due decreti sostegni con delle regole in contraddizione tra loro. Cioè, il primo decreto sostegni in cui faceva fede la nostra autocertificazione in piattaforma, il secondo decreto sostegni in cui finalmente si decide a chiedere il controllo con i dati di Agenzia delle Entrate. Dati di Agenzia delle Entrate che io le dico che Sport e Salute oggi ha, perché ho fatto in modo io che Agenzia delle Entrate li mandasse a Sport e Salute, perché
La segreteria della Vezzali, quando io ho chiamato dicendo guardate che ho comunicato con l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate giusto, mi hanno detto cosa si deve fare, mi ha risposto, stia tranquilla che lo capiremo anche da sole. Ad oggi non lo hanno ancora capito. Cioè, la situazione è questa, io non è per parlare male, grande campionessa, sarà una persona fantastica, sulla persona non mi permetterei mai di dire mezza parola perché non la conosco e quindi non. Però indiscutibilmente, probabilmente si è trovata in un ruolo in cui non sa come si deve muovere. Io quello che ho molto apprezzato di lei quando era ministro è che lei, riconoscendo di non venire dallo sport, si è informato, si è messo lì e ha cercato di capire il mondo che doveva gestire e ci ha riuscito per certi versi anche molto bene. Come tutti gli esseri umani, avrà fatto delle cose buone e delle cose meno buone. Però in questo momento noi abbiamo bisogno, e io vorrei in questa occasione chiederle se se la sente di essere lei, di qualcuno che ci dia voce, di qualcuno che comunque faccia presente che ci sono questi problemi e che non possiamo essere dimenticati come se non esistessimo. Probabilmente il presidente Draghi, essendo un economista, ritiene che il settore dello sport non porta abbastanza guadagno allo Stato e quindi ci ignora. Addirittura il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso subito dopo il giuramento, ha inserito nei possibili approdi lavorativi per i giovani arte, teatro, musica, cinema, ma lo sport non l'hanno nominato. Lo sport non esiste come approdo lavorativo possibile in Italia. Ma le sembra normale? Paola, intanto, e non lo dico in modo retorico, tanto io non, cioè voglio dire, non, poi tra l'altro non ci sarebbe proprio motivo in questo momento storico, ma intanto complimenti anche per questo lavoro di rappresentanza, lo vedevo già all'epoca quando ero ministro, ma lo vedo anche adesso dai tanti messaggi, non solo che sto ricevendo in questa diretta, ma che avevo ricevuto anche, devo dire, privatamente, il suo nome alla fine ritorna sempre, ritorna spesso. Quindi intanto grazie. Io le dico due o tre cose però veloci. Sono diventata l'incubo del governo tutto. Io le dico due o tre cose. Intanto, secondo me, una cosa, io lei e chi vorrà, la possiamo cercare di capire bene, perché al di là, diciamo, della battuta che lei ha fatto sul presidente Cozzo, io le posso dire che dopo una prima fase in cui io stesso, se ricorderà, durante qualche diretta, mi lamentavo un po' dei tempi, di altro, di sport e salute, poi devo dire che però, almeno da quello che è parso a me fino a quando sono stato in carica, loro sono riusciti a organizzarsi in maniera efficiente. Quindi il fatto che oggi, no, ma le dico, il fatto che oggi ci siano ancora tante persone che non abbiano avuto risposta e non abbiano avuto quindi soldi, è una cosa assolutamente inaccettabile. Quindi se noi su questo però ci coordiniamo, io sono sicuro che riusciamo a fare un tavolo nell'immediato, proprio a brevissimo, di contatto diretto con Sport e Salute, quantomeno per avere delle risposte. Io di questo, e questa è un Sì, po' la perché allora funzione, Sport vedi, e io non sono più Salute. ministro, però comunque sono un parlamentare della Commissione Cultura, quindi Infatti. è nel mio ruolo chiedere a una società del governo, come potrebbe fare qualunque altro parlamentare, di darmi notizie su alcune cose precise. Quindi, visto che lei sa anche il contatto via email, adesso poi se vuole gliela ridò anche, ma comunque se noi ci sentiamo, adesso non è che possiamo qui andare a vedere persona per No, persona, infatti, ecco né perché. possiamo svegliare il presidente Cozzo, perché non so a che ore sono, ma saranno tipo le 11 e non so neanche se ci sta ascoltando, però le ripeto, a onor del vero, la mia sensazione è che loro poi nel tempo si siano organizzati. Con questo non sto giustificando nessuno, sto solo dicendo che sono convinto, e questo mi sento di prendere Allora, impegno. guardi, ci sono tutta una serie di incastri per cui Sport e Salute si appella al fatto che nel primo decreto c'è scritto Natale Cozzo, Questo io me lo ricordo tutto, questo gioco. che però Quindi, sono tutti risolvibili ok, li e risolviamo perché se soprattutto, sono risolvibili, appunto. Paola, se sono risolvibili anche con delle norme o con delle piccole modifiche alle norme, Infatti, questa è una tipica cosa che dobbiamo fare noi in Parlamento, cioè perché questa non è una appunto. cosa governativa, per cui se ci sono delle piccole cose da chiarire. In teoria, se la vogliamo dire tutta, se io fossi stato il ministro, avrei chiesto appunto in un decreto, in qualche cosa, di inserire le norme interpretative per evitare di avere problemi e per facilitare il lavoro di Sport e Salute. Ma se Sport e Salute è bloccata, probabilmente anche per qualche cavillo che c'è nelle Ma norme, glielo come diceva lei, di confermi, contraddizione. ci sono una serie di contraddizioni, di piccole, quelle E però di davanti a frasi quello, Sport e interpretabili. Salute non si può
non può fare quello che gli pare, perché poi dopo ci rimettono loro anche dal punto di vista, diciamo, di reato. Quindi noi però, se ci sentiamo anche per vederci la settimana prossima, per organizzare un tavolo, io sento anche Sport e Salute, e intanto questa cosa del pregresso e dei collaboratori, attraverso lei, con chi voglia, noi cerchiamo di affrontarla. Per quello che riguarda il lavoro sportivo, io non so se lei ha sentito la prima parte, ho avuto modo di ascoltare la Sì, ho prima sentito parte. Secondo dall'inizio. me marzo, ripeto, anche lì, a prescindere da colori politici, cose così, a marzo un incontro in presenza alla Camera dei Deputati per fare, a distanza di un anno dall'approvazione della legge, un punto per capire se qualcosa è partito, cosa non è partito, cosa partirà, che cosa andava anche migliorato, perché come ha detto Come, lei, grazie. io non ho mai avuto. Partirà il 1º gennaio, in teoria, quindi fra 10 mesi, ma se non si fa tutto il percorso per arrivare bene a quell'anno, al primo mese, al 1º gennaio, adesso sembra una vita, 10 mesi, ma quelli passano e poi saremo un'altra volta punto e da capo e non succede niente. Io, tra l'altro, personalmente ci metterei la firma per essere certo che il 1º gennaio parte, ma parte bene, quindi parte con i soldi, parte con tutto quanto. Quindi se anche voi, così come le altre sigle, sono d'accordo, noi dovremmo provare un incontro in presenza a marzo e fare un punto della situazione, anche per capire normativamente cosa va cambiato, perché poi io, come diceva lei, lo so benissimo che ho fatto anche degli errori, sicuramente in quell'anno e mezzo in cui sono stato Ma ministro, quelli li facciamo tutti, non però ho preso. approfittiamo, no, ma dico approfittiamolo, invece di stare qui a attaccarci l'uno con l'altro, non noi dico in genere, approfittiamolo e capiamo da qui a gennaio che cosa può cambiare. Io credo che lei ce l'abbia già, però così poi sulle mail ci scambiamo magari anche il telefono, adesso eviterei di farlo qua in diretta, però l'email mia, che invece posso dire a tutti, è quella della Camera, che è spadafora_v@chiocciolacamera.it, che è quella classica per tutti Io quanti. non voglio incentrare tutta la sua diretta sulla mia partecipazione, però le posso rubare in diretta una promessa, Mi dica. cioè che su questa cosa del pregresso lei si impegna stasera che ci incontriamo, almeno a parlarne, Gliel'ho appena sentiamo. proposto, assolutamente Però sì. vorrei proprio un impegno in diretta in No, maniera che non no, si può ma tirare guardi, indietro. da quanto tempo non facevo le dirette? Mesi. Si immagini se Sì. adesso faccio una diretta e poi scompaio e non faccio le. Guardi, io nel bene o nel male ho sempre portato avanti le cose che ho promesso di fare, su No, cui mi lo sono so, io impegnato. guardi, Quindi ho grande rispetto di lei, l'ultima cosa che può altrimenti capitare è che io ho non detto sarei sta qui. cosa e che poi scompaio per le prossime settimane, non facciamo il tavolo, non ci vediamo per il pregresso. Quello le posso assicurare che se sono vivo ci vediamo sicuro, c'è poco da fare. Paola, grazie. Arrivederci. Grazie Però mille, mi scriva arrivederci. l'email così poi ci scambiamo. Certo, domani Grazie. mattina le scrivo subito un'email, Grazie, arrivederci. arrivederci. Io volevo vedere se c'è Miriam Baldassarri di Assonanza che ci tenevo anche a salutare, e loro soprattutto hanno altre specifiche anche situazioni, necessità che vanno assolutamente affrontate. E, tra l'altro, sono una realtà importante in tutta Italia. Miriam, se ci sei, batti un colpo che dovresti richiedermi tu la richiesta. Dammi farmi tu la richiesta. Scusate, stasera parlo un po' anche così, sono un po' stanco. Niente, non, Miriam, io non ti trovo, cioè non ti trovo, non ci sei in realtà, non ci sei tra le richieste. Allora, io lo so che abbiamo alla fine parlato solo con 3 persone, però Miriam scrive ci sono nei commenti, ma mi devi fare la richiesta per partecipare, oppure vediamo se riesco a farla io. No, ma se non me la invii tu, io non so farla. Fare tu la richiesta di partecipazione e io consento. Te l'ho mandata? No, non me l'hai mandata. Ma è la Luca Giampiero Sparaccio? No, non c'è. Non c'è. Allora, prova a rimandarmela adesso, che sono qui proprio sul link per le richieste. Allora, io adesso mi sono segnato tutte queste cose, in realtà ce ne sono anche altre. Adesso mi vado a rileggere anche un po' di messaggi. No, vedi, arrivano altre richieste, ma non arriva la tua, Miriam. Io credo che dovremmo provare a risentirci ancora un po'. Adesso, per esempio, facciamo questo incontro per le cose pregresse, vediamo le altre cose.
Io credo che queste prossime settimane dovremo provare a restare ancora in contatto, poi che siamo 300, 400, 500, non importa, quindi non dobbiamo fare diciamo, i numeri, dobbiamo né dare i numeri, dobbiamo risolvere un po' di problemi. Poi se li risolviamo e siamo tra di noi 400, ma lo risolviamo e poi ricadono su migliaia di persone, tanto meglio. Quindi io se non riesco ad avere... Ah, eccola Miriam, finalmente. Facciamo quest'ultimo collegamento. Vediamo se... Ci sei. Miriam, ciao! Vincenzo, Come ciao. stai? Io ti do del tu perché noi ci siamo anche conosciuti di persona in Toscana, quindi insomma lo dico perché chi ci segue diceva come mai, insomma. Quindi mi diverte poi tra l'altro che non siamo riusciti più a vederci di persona e ci Esatto. vediamo su Facebook. Però ci dobbiamo vedere, eh? Quella è promessa, Tra l'altro, quindi. tu mi dicevi anche di tutte le realtà che stai seguendo, che stai Sì, sentendo sui territori assolutamente, e che sono assolutamente. tutte in estrema difficoltà. Assolutamente sì, guarda, proprio questa mattina ho avuto una lunghissima riunione, 3 ore e 40 quasi di riunione, con un gruppo di scuole romagnole, poi avrai seguito perché insomma ha fatto un po' un giro mediatico, che sono riuscita ad ottenere ascolto da testate giornalistiche locali, ma insomma in questo periodo, sai, è un bel successo anche quello. Sono riuscita a farsi pubblicare proprio per parlare del problema fondamentalmente che è entrato in atto con l'ingresso del Super Green Pass obbligatorio per le elezioni. Sai, noi è vero che abbiamo iniziato parlando di danza, ma poi ci relazioniamo anche con i colleghi degli altri sport. Questo problema è il problema che in questo momento lo stesso ragazzino, lo stesso bambino debba subire delle differenziazioni così ampie sulla sua stessa persona. Qualcosa può farla senza Green Pass rafforzato, qualcosa la può fare col Green Pass rafforzato. Da qualche parte il tampone vale, da qualche parte il tampone non vale. Sta facendo letteralmente impazzire non solo i direttori delle strutture, gli insegnanti, che naturalmente ne fanno anche un problema di coscienza, perché è chiaramente un dispositivo estremamente divisivo, Vincenzo, dall'inizio che è così. Noi questa cosa l'abbiamo sottolineata già nel mese di luglio, fine luglio, primissimi di agosto, quando il dispositivo è entrato in vigore, no? Del Super Green Pass, del Green Pass, scusami. Però poi in realtà ha preso una dimensione esponenziale perché a questo punto coinvolge tutti, coinvolge le Certo. famiglie, coinvolge il mondo scuola, Ha una coinvolge il ricaduta mondo anche sociale, sport. oltre che sportiva. E poi io so di parlare con te di una cosa a cui tu tieni quando ti dico che forse stanno facendo più danni le limitazioni che questi ragazzi debbono subire piuttosto che la malattia stessa. Io so che questa cosa tu la vivi esattamente con la mia col cuore, ecco, così No, ma con col cuore, scusami se ti interrompo, e con la consapevolezza in quello figurati. che dici, perché io, diciamo, nelle mie precedenti esperienze, ecco, questo sì, lo posso dire, forse anche se mi ero occupato meno di sport, ma sicuramente mi sono occupato moltissimo di infanzia e di Esatto. adolescenza per oltre 15 anni e capisco benissimo quello che sta avvenendo. Tra l'altro, a dirti la verità, lo vedo anche con persone, attorno a me, con persone di famiglia, con figli, di amici. Quindi ne sono pienamente consapevole. Miriam, allora noi dovevamo recuperare assolutamente questo incontro anche per tutte le realtà che in qualche modo tu rappresenti. Per cui se tu sei d'accordo, lo fissiamo subito per la settimana prossima, Sì. al netto diciamo, di altri impegni che avevamo, ma diciamo, lo fissiamo questo di lavoro subito. No, spieghiamo se pensano chissà che avevamo. No, avevamo detto poi una volta ci vediamo a Roma e ci salutiamo di persona, visto che ci eravamo visti appunto in Toscana quando ero andato alla Esatto. Palestra dello Sport a Viareggio. A Viareggio, sì. E adesso credo che sia il momento, appunto sarà un'occasione felice per rivederti di persona, ma anche per parlare nel dettaglio di tutte le cose, anche quelle più specifiche legate al mondo che tu molto bene e molto egregiamente rappresenti. Quindi noi ce l'abbiamo già invece il numero di telefono, quindi l'impegno questa volta è mio e preso anche solenne davanti a centinaia di persone. Domani ci sentiamo e ci fissiamo per la prossima settimana. Ok, Va bene, grazie d'accordo. Emilia. Grazie a te. Buonanotte, Ciao, grazie. ciao, buonanotte a te, Grazie. ciao.
Va bene, abbiamo tante cose ancora da fare e dobbiamo provare a farle. Io nei limiti del possibile lo farò, sapendo appunto che oggi ho una competenza diversa rispetto a quella del passato, ma questo non mi, cioè mi dà comunque tanta voglia e tanta passione. Poi questo, devo dire, contatto con voi fa sempre la differenza. Quindi non mi esimo in nessun modo da portare avanti le nostre battaglie, magari con qualche difficoltà in più rispetto a quando potevo essere io a decidere, ma lo faremo e sono sicuro che alcune delle cose che già abbiamo messo sul tappeto stasera, a partire dalla questione dei pregressi, riusciremo a risolverle. Vi ringrazio, buonanotte e la settimana prossima, 100%, organizziamo un'altra diretta. Grazie.